Ciao, mi chiamo Matteo Ratini e sono l'ideatore del Summit Scatta all'Avventura. Ti parlo di un progetto formativo online composto da un numero sempre crescente di video lezioni inedite sulla fotografia naturalistica e d'avventura, insegnate direttamente da rinomati esperti del settore che sicuramente già conosci e ammiri. Ho intervistato per te numerosi professionisti della fotografia outdoor per insegnarti come lavorano sul campo, creando così delle lezioni passo passo che potrai applicare facilmente qualunque sia il tuo attuale livello di esperienza. Quella che stai per vedere è una breve clip esclusiva tratta da una delle molte lezioni riservate incluse nel Summit, che copre generi come viaggio, paesaggio, avifauna, reportage, notturna, fauna, infrarosso, subacquea e molto altro. Se anche tu non vedi l'ora di raggiungere il tuo prossimo livello fotografico, d'ora in poi, grazie all'esclusiva collaborazione dei migliori fotografi naturalisti italiani, potrai finalmente imparare a suscitare e trasmettere le emozioni provate al momento dello scatto, cogliere l'attimo e immortalare l'azione del soggetto scelto, raccontare l'ambiente e la natura che ci circonda. Ti ho incuriosito? Vuoi sapere come sfruttare anche tu l'esperienza pluriennale dei fotografi professionisti che hanno deciso di aiutarti in questo percorso? Guarda la clip video fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa opportunità esclusiva. Ciao Marco, è un piacere per me oggi averti qui all'interno del Summit Scatta all'Avventura. Ciao Matteo, ti ringrazio. Inizierei subito questa intervista facendoti una domanda su un argomento che secondo me è molto attinente, il tuo genere fotografico, e in particolare ti chiederei cosa significa per te viaggiare per la fotografia, quindi a differenza di quello che magari fanno in tanti, portarsi una macchina fotografica dietro quando fanno un viaggio così, più generico. Sì, dunque. Questo è esattamente il focus principale di quello di cui mi occupo io, che è sostanzialmente fotografia professionale di viaggio, fotografia commerciale, professionale di viaggio. Cioè, io il mio tempo lo passo viaggiando, principalmente all'estero, strutturando tutto in base al progetto fotografico che devo realizzare. Quindi il progetto fotografico è sempre il focus principale che mi fa scegliere una destinazione, che mi fa scegliere il momento dell'anno in cui viaggiare in un determinato luogo, perché devo sostanzialmente raccontare quel posto, quel luogo attraverso determinate condizioni che fanno parte di una pianificazione del viaggio che io faccio ovviamente prima di partire. Quindi il viaggio di per sé è interamente dedicato alla fotografia. Questo che sia un viaggio mio, personale, che faccio per realizzare le mie fotografie, sia che sia un viaggio che io accompagno come tour leader di un viaggio fotografico, la logica è sempre la stessa. Quindi tutto quello che avviene nell'arco di una giornata semplicemente ruota attorno a quello che è il progetto fotografico che c'è dietro. Per cui la grande differenza da un viaggio tradizionale è che un viaggio, ad esempio, anche solo per fotografare l'aurora boreale in inverno nel nord d'Europa, chiaramente gli orari tradizionali da turista, diciamo, sono quelli per cui l'orario di cena è tra le 7 e le 8 e a una certa ora si andrà a dormire. E se sono un turista al nord Europa d'inverno che spera di vedere l'aurora boreale, spesso e volentieri la cosa si limita nel uscire dall'hotel a una determinata ora, dopo cena, sperando che ci sia l'aurora, aspettare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Se il fenomeno si presenta, prendo il mio cavalletto, scatto. Se non si presenta, torno a dormire, dico peccato. Le previsioni hanno sbagliato. Approcciarlo da un punto di vista da fotografo vuol dire anticipare quello che può essere la cena, perché se le previsioni danno aurora dalle 9 di sera, per dire in avanti, non, nessuna previsione è così precisa da sapere esattamente in che orario può esserci il fenomeno. Per cui io si anticipa la cena, si arriva in location alle 8,
8 e mezzo, ben prima dell'inizio della previsione, e si aspetta anche ore e ore, anche fino a notte fonda, sperando che ovviamente la statistica premi l'attesa. E normalmente accade, però bisogna avere le condizioni buone, sapere già soprattutto che cosa fare, dove andare, e avere soprattutto una grande pazienza, che è la cosa che contraddistingue bene o male chi fa il mio lavoro. Bisogna avere una grandissima pazienza. Hey, ti è piaciuta l'anteprima esclusiva di una delle tante lezioni riservate contenute nel Summit Scatta all'Avventura? Ti ha insegnato qualcosa di nuovo o fatto riflettere sul tuo attuale approccio alla fotografia naturalistica o d'avventura? Se non vedi l'ora di raggiungere, una volta per tutte, i tuoi obiettivi fotografici grazie agli insegnamenti diretti dei migliori professionisti del settore, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Fai subito clic sul link che trovi sotto questo video per iniziare un nuovo affascinante percorso su misura per te che rimetterà in discussione tutto quello che pensavi essere vero sulla fotografia naturalistica e d'avventura. Le registrazioni al Summit sono attualmente chiuse al pubblico, ma avendo guardato questo video fino alla fine, hai scoperto un link privato con cui potrai richiedere l'accesso immediato ai contenuti riservati senza doverti iscrivere alla lista di attesa. Cosa aspetti? Clicca adesso sul link qui sotto ed inizia subito a migliorare sfruttando l'esperienza pluriennale di chi fa questo di lavoro. Approfittane ora!